Oggi restauro pratico. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. In questo video vi farò vedere praticamente la pulitura di un quadro. Quindi un video di restauro dal vivo, un restauro molto importante. In questo video non vi spiegherò passo passo le scelte metodologiche, perché della teoria vi ho già parlato nel video che vi metto qui dove c'è la col pallino e qui giù in info box il link. Se siete dei curiosi a cui piace soprattutto vedere come un quadro da una situazione di vetustà ritorna ad una situazione di maggiore luminosità, siete nel posto giusto. Se invece siete curiosi dei materiali, del perché ho scelto questo tipo di impianto di restauro piuttosto che un altro, correte a guardare prima l'altro video e poi subito dopo questo. Bene, adesso basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa la pulitura di un quadro. Oggi attenderemo al restauro di questo dipinto. Ci limiteremo alla pulitura del dipinto, olio su tavola. La scelta metodologica del restauro ve l'ho spiegata per filo e per segno nel video che vi allego qui in, dove c'è la i col pallino, e il link lo trovate anche in descrizione per gli amanti del sapere in maniera profonda, mentre per chi vuole semplicemente guardare un restauro in maniera così curiosa basterà anche questo video. Useremo dell'acqua distillata ed un detergente, il Contrad 2000. Vi ho già spiegato cos'è tutto nel video che vi ho indicato prima. Ho scelto di utilizzare questi due materiali e non solventi organici, proprio per la tossicità di questi ultimi e invece la non tossicità sull'uomo del Contrad. Questo non significa che il Contrad non è un materiale che possono usare tutti, è un detergente molto aggressivo, con dei tensioattivi molto aggressivi, ha un pH molto alto, è una sorta di soda mascherata da qualcos'altro e quindi va controllato. Mi serviranno anche dei guanti, che non userò perché il composto è tossico, ma semplicemente perché man mano che vado a pulire il quadro non voglio lasciare residui organici della mia pelle, sudore, grasso, in modo che poi quando vernicerò di nuovamente il quadro sarà veramente sgrassato e pulito. Del cotone idrofilo, una pinza chirurgica, dei bisturi a lancia, un pennello al setole di bue abbastanza rigide e cominciamo subito. Come prima cosa il Contrad, io lo userò puro. In molti lo diluiscono, ma secondo me non è necessario, per il semplice fatto che la diluizione non abbassa di troppo il pH. Di conseguenza la cosa che potrebbe più danneggiare il quadro è il pH alto, sopra il 12, però nel mio caso preferisco controllarlo e neutralizzarlo con un lavaggio con acqua distillata che non insistere maggiormente a pulire con il pennellino per più tempo. Quindi vi ho già anticipato che come neutralizzante useremo semplicemente dell'acqua, ed esattamente dell'acqua distillata. Ho già fatto, come potete vedere, un saggio di pulitura qui e qui per vedere appunto come rispondesse il dipinto. Considerando che un dipinto su tavoletta ad olio è abbastanza stabile all'acqua, ma fate sempre i saggi di pulitura o richiedete che vengano fatti per evitare che vi si distacchi la pellicola pittorica o si dissolva sotto le vostre mani al passaggio del detergente o del solvente che si utilizza. Preparo un tampone, questo mi servirà per sciacquare la parte che andrò a trattare, mentre con il pennellino userò il Contrad. Li metto in due parti differenti del mio lavoro in modo da non confondermi e comincio ad attendere al mio lavoro dalla parte che voglio verificare prima. Nel mio caso io comincerò dalla parte bianca del vestito. Allora, come vedete, passo il mio tensioattivo, lo lascio in posa e prendo il tempo medio di posa. Voilà.
bagno con un batuffolo di cotone e tiro via lo sporco. Nel mio caso non si tratta solo di sporco, ma è una mestica di velatura data a finitura del quadro, perché il quadro è un incompiuto e quindi un cugino di mia mamma ben pensò di passare una patina a bitume che con il tempo ha provocato questo assurdo scurimento della pellicola pittorica. A questo punto io vi lascio godere della pulitura e vi farò poi vedere il prima e il dopo. Ogni tanto neutralizzo il contrad passando un batuffolo più imbibito d'acqua che vado subito ad asciugare, quindi controllo sempre l'umidità sul quadro con del cotone idrofilo asciutto. Quindi continuo il mio lavoro. Ci sono punti in cui il detergente solo non basta più, quindi bisogna passare ad una rimozione meccanica delle incrostazioni della pellicola pittorica. Queste si rimuovono con bisturi, stando attenti a rimanere superficiali e non intaccare appunto la pellicola pittorica, quindi pulire lo strato di pittura senza rimuoverlo. Non insisto con il contrad, ed elimino i residui di vernice meccanicamente e in maniera anche molto discreta, nel senso che non li eliminerò tutti,
non spatinerò del tutto il quadro e non lo spatinerò completamente per due fattori assolutamente in discrezione del restauratore. Innanzitutto per il gusto del mio cliente, che sarebbe mia madre, nel mio caso, lei non ama i quadri molto spatinati in generale, la conosco, quindi lo so, e in secondo luogo per la questione del tempo pittore. In famiglia questi quadri, questo quadro, dico questi quadri perché è una coppia di quadri, comunque questo quadro è, sono tutte e due le sorelline. Questo quadro è sempre stato visto così, molto scuro, e ripresentarlo totalmente, assolutamente pulito, toglierebbe parte dell'affezione, della riconoscibilità stessa dell'opera. Quindi lo pulisco, ma mi tengo sempre leggermente più leggera nel grado di pulitura, non vado molto a fondo, tanto in un futuro a togliere ancora non ci vuole niente, a ripatinare sarebbe impossibile se non con il tempo che verrà. Certo, queste antiestetiche zigrinature nere, purtroppo dovrei toglierle tutte a bisturi, ma non voglio neanche farlo, ripeto, per la questione di cui sopra. Ma se io dovessi farlo a regola d'arte, dovrei veramente passarmi il tempo a liberare tutte le striature delle pennellate dal nero della vernice data dal cugino della mamma. Certo, lì dove il residuo ha fatto striatura, invece lo tolgo assolutamente perché non mi piace. A questo punto mi fermo, bagno leggermente tutto il quadro, elimino con una pennellessa morbida i residui di cotone idrofilo. Ecco, così è come verrà dopo la verniciatura, e dopodiché la vernicio. Vi faccio vedere una cosa. La firma non c'è perché è un incompiuto, ma in realtà c'è, perché c'è l'impronta digitale del pittore che, dipingendola, sicuramente l'ha presa da fresca e l'ha appoggiata. Quindi la lascio asciugare completamente, nel frattempo pulisco il piano da lavoro e noi ci vediamo dopo. Per eliminare i pelucchi, in acqua distillata imbibisco una pennellessa morbida da poco conto, passo e asciugo velocemente con una bagnasciuga. Io lo sto facendo con una bagnasciuga perché non lascia assolutamente residui e pelucchi. Voi potete farlo con un panno di cotone, stando attento che non vi rilasci nulla. Guardando il quadro e guardando la foto di prima del restauro che ho qui, mi accorgo che qui, sia prima del restauro che naturalmente sia prima della pulitura che dopo la pulitura, c'era un graffio che era stato coperto, vedete qua, dalla patinatura che aveva dato appunto il cugino di mia madre. Ora che questa patinatura è saltata, quello che rimane fuori è uno sbiancamento troppo accentuato in questa zona. Allora, con un po' di terra ombra naturale, un po' di rosso e un po' di blu, rigorosamente ad acquerello, quindi totalmente reversibile ad acqua, vado ad immettere un po' di ombreggiatura. Potrei farlo anche ad olio, visto che è un mio quadro, però preferisco seguire un metodo più consono. Ho fatto una mestica di terra ombra Bruno Van Dyck blu e un leggero punto di rosso, e abbasso semplicemente il tono del chiaro qui attorno al naso, quindi lascio evidente la lacuna, ma ne abbasso leggermente il tono.
Sono integro pittoricamente anche questo piccolo graffio, che tanto piccolo non è, ma che essendo sul viso dà molto fastidio. In pratica lo tonalizzo ad acquerello semplicemente. A questo punto mi sposto all'esterno, spazzolo bene la superficie per eliminare ogni eventuale residuo di pelucco e spruzzo sopra uno strato di vernice retouche sovraffina. Io uso questa dell'Alle Frank, costa circa 11 euro, la trovate in tutti i negozi di belle arti e di restauro. La vernice vi ho insegnato come si spruzza e vado prima in orizzontale e poi in verticale. Voilà. E adesso lascio asciugare portandola all'interno per non far attaccare eventuali insetti e pelucchi. Visto, è tornata felice. Che ne dite? Non è molto più bella così, molto più godibile, molto più fruibile? A volte basta poco per ridare un vigore forte, a un'intensità importante a una pellicola pittorica, a un quadro. Bene, io sono contenta di aver condiviso con voi questo momento del mio lavoro, spero che abbiate apprezzato, se è così regalatemi un pollice in su, una condivisione, mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, venitemi a trovare su Instagram e su Facebook, dove mando 2 video al giorno per voi, e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!